sono la generalessa Skipper e voi tutti io vi costringerò ad iscrivervi al mio canale YouTube. Se non lo farete, pam pam contro di voi. Io non sono cattiva, non sono chissà cosa. Io faccio rispettare le leggi, non sono una poliziotta. Forse lo diventerò. Sono una generalessa. O per gli amici, generale Skipper. Generalessa è un po' strano, suona male, suona male. Non mi piace. Generale. Ottimo. Vi chiederete sicuramente perché uso il mio lanciafiamme di fiducia. Facile, perché il lanciafiamme è troppo buono. Non è vero. La pistola è un po' più calma, se no avrei utilizzato ovviamente il mio yo-yo, che cioè questo strugge, cioè uccide tutti. Ora io prendo questa pistola e vado da quei scrafanazzi bambini. Prima di tutto devo mettermi nell'inventario questi colpi, questa pistolata non me la tengo qui, la tengo qui. Sono la generalessa più spietata di tutto il mondo. Metto questi vestiti per il momento, se no poi li cambierò. Vado! Ah, quei bambini pestiferi. Uno lascialo in pace, l'altro suderà come non ha mai studiato in vita sua. Lo farò sudare, lo farò lavare. Lo schiavizzerò. Forse dovrei usare il lanciafiamme, perché questo finisce troppo presto. Oppure la switch. No, dovrei avere altre armi. Non ho altre armi. Però soltanto colpi. Quei bambini non potranno mai. Cioè, posso fare così. Due mani. No, mi sa che non si può. Non si può. Allora terrò questo qui. Abile di Skipper. Del generale Skipper. Non di Skip. Sento botte. Chiedo io le botte. Fammi andare a vedere cosa è successo. Cosa sta succedendo? Generale Skipper sta arrivando, la generalessa, la generale. Vabbè, io che comando. Questa è la mia caserma. Dove sta? Oh! Cosa succede? Oh! Questo pezzente. Che stai tu? Oh! Muori. Sfascio anche le finestre. Porca cazzo. Quello lì lo dovrei mettere in isolamento, quel bimbo. Vorrebbe picchiarmi. Oh, sai che il generale qua comanda, capito, bimbo? Via. Non può mai fare niente. Picchia lui, sta dietro di te. Ciao! E togli il mezzo! No, perché contro di me uccidevi da solo? No, io me ne vado, guardate. Oh, io sono il generale Gemo, sta cacciara. Oh, fate quello che cacchio volete, picchiatevi, uccidetevi. Ora io devo andare a sistemare la questione. Con un bimbo che ha rispettato le regole? No, ma bensì le ha infrante. Nessuno si deve permettere di infrangere le mie regole. Le mie regole sono sacre. In questa vita su Minecraft io devo ristabilire tutte le regole, anche a costo delle vite. Ok, ora questo dicendo sembra un po' marcio, un po' detto male. Quelli stanno ancora picchiando. Vabbè, non mi interessa. Non so quanti colpi ho sprecato. Devo andare da Scrapix. Trapix. Nasconde il bimbo. Non ti preoccupare, Rapix. Ti troverò d'ora in poi. Cioè no, ti troverò. Mi sa che l'ho trovato. Zitto, Rufus. Accendiamo le luci, perché tanto me ne frega niente. Oh, casciaro. Ah, picchia anche lui. Cane, uccidilo. Ma cosa fai? Cane, io mo. Porca va. Ehi. Allora, che ora si ristabiliscono le regole? O nelle buone o nelle cattive. Allora, vi posso parlare, Rapix? Ok. Tu non sei mio figlio, ti ho soltanto adottato. Quindi è meglio che ti stai zitto e fermo, capito? Se non sarò costretto a spararti, non voglio. Poi di nuovo. Allora, che sia chiara una cosa. Non deve permettere di rivolgerti con me così, capito?
vite. Maledetto. Se... vado bene? Sì. Sicura? Sì. La miseria, però non devi farmi via dei colpi. Vatta setta, scrafanato pure tu. La, non ti lavare. Questa è la mia caserma. Dico io quando puoi mangiare, quando puoi bere, quando puoi lavarti, quando puoi puzzare. Cosa è quello? È rinato? Del re sta dormuto. Perché tu sei... fatto bene a ucciderlo. Maledetto. Poi c'è sta uno qua fuori, che è proprio quello che ha infranto le regole più di tutti, ragazzi. Non sapete cosa ha fatto. Mi ha picchiato con il guanto di ferro. Con un poi con sopra un altro guanto di ferro. Questa cosa è peggiore di me. Fate ucciderlo. Cioè, no, ucciderlo. Magari soltanto a stordirlo, forse. Quello io lo conosco. È il famigerato Lion con occhi azzurri. Lion è migliore di quello. Lion è più divertente. Attimo solo. Ok. Quando rinascono solo per piacimento, raga, perché sentire non mi piace. Oh. Cioè poi più, cioè faccio sentire ciak ciak ciak. Tu si vede che sono le ossa che si sono rotte. Comunque ragazzi, vi voglio far vedere una cosa che sicuramente all'inizio è la serie. Avrete sicuramente visto. Vi ho fatto vedere, ve l'ho fatta, vi ho accennato che ve l'ho fatta vedere un attimo. Ovvero, cioè perché ogni generale della mia, cioè uguale a me, cioè non uguale a me di faccia, uguale a me nella mia stessa statura, della mia, cioè della stessa mia posizione, ha questo, ovvero un bottino pieno di, cioè pieno di questi qui che sono rate, e poi anche pieno di questi che il codice è 1111, e pieno di... ma lì, questo con tipo un miliardo, un milione di euro. Infatti io metto, deposito anche questi perché... mamma mia, sono ricca. Ora nessuno però deve vedere il mio nascondiglio segreto. Non verrà a rubare. Infatti ho messo qua la porta super segreta che nessuno ci può entrare. Qui vedete. Super segreta. Per ora, anche se è notte, andrò ad uccidere quello là. Skipper è impazzito. Perché lasciamo le porte? Skipper. Figata. Come hanno fatto questo? Boh, vabbè. Non mi interessa, sono la generale. E mi chiamerò la generale Skipper. Cioè, ci sta Skipper, io che è impazzito. Rapix che se li dai un pugnetto, pure tipo per dire, uè, bella zio, quello là ti sfracassa di mazzate, però per fortuna lui è più piccolo e più fragile. E quindi posso ucciderlo più facilmente, però il fatto è che rinasco. Ma, non ce l'hai, eh? Ah, è lui! Grafanato. Grafanato. Oh. Mo inizi, Dai, ma è fragilissimo, dai, ma che schifo. Vado dal nonno perché, come avete potuto vedere la scorsa volta, il nonno mi ha mancato di rispetto, mi ha dato ieri. Nonno, ma non si bussa. E porca miseria. Non si bussa qui. Non posso manco picchiarti perché sei anziano. Già, io sono avvantaggiato. Non da me, perché io ti fucilo. Scusami, ma tu che saresti? Sono... un attimo, solo che devo fare una presentazione con i fiocchi, perché se non è una presentazione. Come sono? Generalessa Skipper, trasforma su Wolf, detto anche dagli amici Skipper. Settore 1.10 Banana Split. Con armi, pistola, lanciafiamme, telefono e yo-yo. Perché il telefono? Vuoi sapere perché il telefono? Sì. Perché questo se lo te lo do in testa fa lo stesso effetto di quando ti cade sul piede un Nokia. Ti prego, non tirarmelo. No, te lo do. Davvero? No, col cacchio, vattene, va. La tua fidanzatina dove è finita? Te l'ho detto ieri, se n'è andata perché mi ha lasciato queste due bimbe. Ma l'avevi rapita. L'avevo preso in prestito. Ma fa come Loki che spia le cose in prestito. Sai, più o meno. Me lo guardo sempre TV. Ma se ti stai vedendo sempre quel film. Vabbè, allora. Poi perché questo qua sta qui? Oh. Che cacchio. Oh. Ma perché sei vestita ridicola? Come hai detto? Questa è la mia armatura da generalessa che mi hanno gentilmente dato gratis. Beh, che il fatto che è gratis ti soddisfa. Eh beh, sì. Non cercare di cambiare discorso, è molto vecchio.
Oh, tuo vecchio qui. Basta, basta. State zitto, c'è un cetriolo a forma di asparagio a posto del cervello. Beh, allora un cervello buono. Lascia la mia pistola. Ah, me la frego. Non te freghi proprio un cacchio. Se magari ti freghi un proiettile. Va bene, no, basterò. Ma sai l'italiano? No. Si vede. Ciao, bimbe. Cosa ha ruttato? Ehi! Già parti male. Oh! Perché? Decisione serena. Fiati, hai fatto la cosa migliore. No, spero anche a me. Non farò anche a te. Tu non hai fatto niente. Lei cosa ha fatto? Ha ruttato in faccia a me. Non è vero, le prove. Sì, ce l'ho le prove. C'ho il video prova. Sì, perché sto registrando in questo momento. Io sono la caserma. Ma è spuntata la mia serma. Che cosa? Oh! C'è lei, c'è lei. Che è venuto via. Nonno, fai qualcosa. Mi vogliono picchiare. Ma sparate. Fanno bene. Andate più vicino. Nonno, maledetto scrafanazzo. Porca vacca. Perché i colpi finiscono così facilmente. Aiuto. Aiuto. Nonno, fai qualcosa. Quella si è incastrata. Ok. No, oh, oh. No. Vado via. Paga l'affitto. Pagate da solo. Aiuto. Più macchina. Troppo rumore. Pure sta macchina maledetta. Oh. Oh, che cacchio. Generale Saskip. Vabbè, il nome ora non fa più effetto. Devo scappare a qualche parte. Mamma mia, aiuto. Ok. Ok, mi vado nella casa vecchia. Mamma mia. Rompi a sei piedi. La siepe. Rompi là. Ok. Corri. Scuola. Domani andrò a scuola e parlerò con il signor preside. Lui sì che è una persona gentile. Ma ci stanno anche i miei amici qua dentro. Io come cacchio entro? Ci sto mettendo 2 anni. Missione. Sto arrabbiata. La mia vecchia casa era più bella. Quella villa schifosa, tutta bianca. La mia cosa era di legno, era bella, era elegante. Quella la fa cacare. C'è pure Craft Wall. Scegliete i Craft Walker. Poliziotto, bulasso, aiutate. No. Ti prego, poliziotto, abbiamo lavorato insieme. Ma quando? Ma che ne so io? Beh, guaio. E cambiato voce. Questa è la mia voce, mi ero dimenticata. Ciao. No, scrauso. Ciao, ragazza. Come stai? Vedi, tu sei molto meglio di quello schifoso. Che schifo. Quell'altro nonno, beh, sempre pensato che faceva schifo. Sì, lo so. Io sono diventata la generale Skipper di un basso wolf. Chiamata per gli amici Skipper, esattore 2.0, banana split con armi, pistola, telefono e lanciafiamme. Perché telefono? Non me lo chiedete tutti. L'ultima volta che io lo dico. Perché fa male come un occhio sopra al piede. Ok, va bene. Ora posso abbassarmelo. Ah, vuoi che faccia qualcosa? No, grazie. Tu hai già fatto abbastanza. Dovrei scegliere te come nonno. Non quello scrauso là, maledetto. Ma io sono scrauso. No, lui è scrafanazzo. Mi sono confusa. Pur se ci stanno mio figlio e un barbone che si picchiano. Poi ci sta un altro figlio che picchia me e picchia anche suo fratello. Non ci sto capendo più niente. Io sono la generalessa comunque. Oh, piacere. Oh, signora. Signorina. Non so se la ringrazio. Tu se non dico che mi importa rispetto, vado a dormire. Ma te sogni loro. Ragazzi, quel è l'unico nonno che mi sa accettare veramente. Fa accettare cosa? Quello la mia picchia. Porca vacca. Vabbè. Ho 0 terrore. Ho sogno. Speriamo che domani vada meglio.